video vediamo una partita che è stata giocata tra Kasparov e Kramnik nel 1994 a Novgorod in Russia la sfida vede fronteggiarsi due campioni russi uno ovviamente famosissimo Kasparov che è stato il più forte giocatore del mondo fino alla fine del XX secolo l'altro Kramnik che è stato un po' il suo successore russo in quanto eh, Tutt'oggi il miglior giocatore russo in circolazione. La partita presenta veramente una delle più interessanti combinazioni tattiche che abbia mai visto. Una combinazione che si disinteressa completamente del materiale e che è atta a favorire il potenziamento di un proprio pedone. Vediamo quindi cos'è successo. In questa partita Kasparov è il conduttore dei bianchi e Crammi quello dei neri. Si inizia nel più classico dei modi, cioè con una difesa siciliana, ossia E4-C5. A questo punto si passa ad una siciliana chiusa, cioè non viene giocata a cavallo F3 ma si gioca cavallo C3. Cavallo F3 era propedeutica alla spinta D4 di modo da aprire il centro e quindi ottenere la siciliana aperta. A questo punto viene giocata cavallo C6 che quindi aumenta il controllo del nero sulla casa D4 ed ecco che si entra nella variante camaleonte con cavallo G2. Questa mossa di fatti permette al bianco sia di rientrare in una variante aperta spingendo un D4 perché ovviamente questo cavallo sta controllando la casa D4 oppure può ancora decidere di rimanere una siciliana chiusa giocando G3 di modo di sviluppare l'alfiere in fianchetto. A questo punto Kramnik gioca cavallo F6, quindi continua a sviluppare i pezzi verso il centro, quindi aumenta la pressione sulla casa E4 e D4. Effettivamente Casper sfrutta la possibilità di rientrare in una variante aperta, quindi spinge questo pedone che viene cambiato e ricatturato con il cavallo. La variante è effettivamente aperta perché come vedete il bianco ha molte linee aperte per lo sviluppo dei propri pezzi. Qui Kramnik gioca E5, una mossa sicuramente buona perché apre le vie per i propri pezzi sviluppando il pedone e Inoltre minaccia anche il cavallo in D4 e quindi o dovrà cambiare il cavallo in C6, però a questo punto perde un prezzo sviluppato per uno poco sviluppato del nero, oppure dovrà spostare il cavallo e a questo punto probabilmente la mossa migliore è appunto cavallo B5, perché comunque mantiene il cavallo in una posizione d'attacco, anche se poi potrà venire facilmente minacciato e quindi ricacciato indietro con le spinte di pedone. Comunque il nero dovrà sfruttare le mosse di pedone per farle, quindi non sarà una manovra così svantaggiosa come potrà sembrare. Qui cramic gioca D6 l'idea è quella di sviluppare l'alfiere su questa diagonale. L'altro alfiere invece sarà opportunamente sviluppato in E7. Il bianco gioca alfere G5 quindi inchioda il cavallo sulla propria donna e quindi mette un freno all'attacco che il cavallo sta a facendo verso il centro del bianco. A questo punto Kramnik gioca A6 di modo da scacciare il cavallo che quasi forzatamente dovrà andare in A3 e di fatti così succede. Kramnik continua a spingere i propri pedoni, pedone B5 e di fatti minaccia una spinta successiva in modo da inforchettare entrambi i cavalli. Questa è una minaccia che il Kasparov dovrà subito prendere in considerazione gioca infatti cavallo C5 di modo da togliere uno dei due pezzi dalla minaccia e ovviamente lo pone al centro in una casa molto importante, centrata, difesa dal pedone, un buon avamposto. A questo punto Kramil continua a sviluppare pezzi con alfere E7 e di fatto schioda il cavallo. Che in questo modo torna a minacciare i pezzi centrali del bianco. Kasparov cambia il cavallo per l'alfiere, è ricatturato ovviamente dall'alfiere da parte di Kramnik. E ora Kasparov gioca C3. L'idea è quella di impedire sia al cavallo nero di giungere facilmente in D4 e inoltre deve fornire una casa a casa C2 per poter muovere più agilmente il proprio cavallo verso il centro. In caso di spinta, infatti, il cavallo sarebbe dovuto andare in B1 mentre così è facilmente ricircolabile in C2 e di, e di seguito in, in B4 per sostenere l'altro cavallo, oppure in E3 per spostarsi più al centro. Qui il nero a rocca e Kasparov ne approfitta per portare il cavallo un po' più verso il centro con cavallo C2. Torre B8, questa torre si va a posizionare sulla colonna B di modo che possa favorire la successiva spinta del pedone in B4, aprendosi così eventualmente una colonna molto importante per il proprio attacco. H4, questa è una mossa che è abbastanza compromettente per il bianco perché si sta in qualche modo rovinando l'arrocco corto. Ovviamente a questo punto quello che punta il bianco è danneggiare il rocco corto del nero e possibilmente dopo aver mosso la donna arroccherà a lungo di modo da porsi in una posizione più sicura anche perché per ora questa spinta in B4 non è possibile viste i si difese che ha il bianco su questa casa. Inoltre bisogna notare anche che questo pedone, almeno al momento, non è possibile che sia catturato dall'alfiere, nonostante gli attacchi del nero siano due rispetto alla singola difesa del bianco, ma vediamo cosa succede se il nero cattura. Segue donna H5. Questa mossa ha un doppio scopo, cioè quella di attaccare doppiamente l'alfiere che però non si potrà muovere perché se si sposta effettivamente il bianco dà matto in H7. Quindi a questo punto il nero può tentare di difenderlo con G5, questa alfiere, ma dopo G3 l'alfiere è definitivamente perso, sicuramente. E non si potrà comunque muovere perché c'è il matto in H7 ancora. Quindi a questo punto la mossa migliore probabilmente era A5 in modo da rafforzare la casa B4 e in futuro attaccare l'arrocco lungo che è probabile visto che a questo punto il bianco si è compromesso l'arrocco corto. Tuttavia qui Kramnik ha giocato una mossa abbastanza strana, cavallo E7. Una mossa che tende a scacciare il cavallo centrale, ma offre una mossa abbastanza importante per il bianco. Infatti a questo punto Kasparov ha giocato cavallo F6 scacco una mossa che prende il pezzo. Se il nero vuole ricatturare il pezzo dovrà catturarlo con il pedone g e si compromette l'arrocco. Difatti questa colonna a questo punto è aperta e sarà eh, obiettivo del bianco per i suoi successivi attacchi. Difatti qui Kasparov gioca subito donna d2 con l'idea poi di riposizionarla in h6 in modo da eh, aumentare l'attacco. La torre poi potrà essere sviluppata prima in h3 e poi in G3 in modo da sommarsi all'attacco. Kramnick ora gioca alfiere B7 che sviluppa l'alfiere e inoltre attacca il punto centrale e 4. Il bianco fa bene a difenderlo a questo punto perché ovviamente se deve arroccare lungo, se cade poi questo pedone, l'alfiere nero attaccherà fortemente questo arrocco lungo. A questo punto gioca alfere D3, quindi Caspero per difenderlo. Avrebbe potuto anche spingere in F3 per difendere, tanto ormai il re dovrà arroccare lungo e quindi i pedoni dell'ala di re possono essere spinti facilmente senza problemi. L'alfere si sarebbe poi potuto sviluppare, ad esempio, in H3 una volta che anche il pedone G fosse stato spinto. Qui Kramnik gioca D5 con l'idea quindi di minare il centro del bianco, quindi sta attaccando il pedone E4. Kasparov risponde con E per D5 che sembra una mossa che lascia al nero l'iniziativa perché il nero può catturare il pedone, minacciando quindi di catturare successivamente in G2 e quindi guadagnare materiale. Kasparov, però, fa in tempo a roccare a questo punto, e di difatti, dopo l'arroco, questo pedone non è, non è più presa, ossia, è impresa, ma non può venire preso perché se il nero gioca a donna per G2 segue torre di G1 e il nero deve perdere la donna per una torre, quindi va a stare male sicuramente. Per questo motivo Kramnik non cattura il pedone, ma gioca E4, nel tentativo di bloccare l'avanzata dell'alfere di 3 che tuttavia però non ha grandi problemi, perché può essere rigirato in E2 e quindi svilupparlo su quest'altra diagonale. A questo punto, il nero ha la possibilità di cambiare le donne oppure di catturare il pedone. La donna da solo potrà poco nel difendere la Rocco del Re Nero. Quindi sicuramente la migliore idea è quella di almeno guadagnare un pedone. Anche se ormai la donna in questa posizione a 2 è sicuramente lontana dai giochi. Kasparov gioca donna h 6 quindi la porta fortemente in attacco. E inoltre minaccia. Anche il pedone f6 molto importante per la difesa del nero, per questo motivo, Kramnik è in parte forzato a difenderlo. Lo può fare portando la donna in e 6 A questo punto, Kasparov continua a sviluppare i propri pezzi. Gioca a cavallo d4, quindi porta il cavallo in una posizione centrale, in questa specie di avamposto un pochino arretrato, ma che comunque non potrà essere sloggiato da nessun pedone e sta attaccando la donna in E6. Quindi il nero dovrà muovere questa donna e sceglie di portarla in B6. Ovviamente dovrà mantenere la difesa su questo pedone quindi sarà opportuno uh, spostarla sulla traversa sesta. Vediamo cosa sarebbe successo se avesse giocato invece donna D6. Um, quindi, portando la donna in una posizione più centrale. Qui il problema è che metterebbe la donna su un attacco a raggi X da parte della torre bianca. E il bianco potrebbe avere delle idee del tipo giocare cavallo F5 in modo da minacciare Matto e allo stesso tempo attaccare la donna avversaria. Quindi, manovre di questo tipo sembrerebbero molto buone per il bianco. Tuttavia, se giocasse subito cavallo F5 seguirebbe cavallo per F5. Che contemporaneamente attacca la donna, quindi, anche se il bianco cattura la donna nera e nero cattura la donna bianca e quindi, praticamente, qui il bianco ha perso soltanto un pezzo. Prima di giocare, cavallo F5, il bianco deve giocare al G4, okay, che quindi protegge effettivamente questa casa. A questo punto, dopo una mossa, potrebbe essere, ad esempio, al f C6 qui per giocare correttamente, probabilmente il nero doveva locale l'alfiere in c8 quindi ritirarlo per difendere ovviamente questa casa qui effettivamente può seguire cavallo f5 e dopo la forzata a cavallo per f5 serviva, seguiva alfiere per f5 che comunque minaccia il matto stavolta di alfiere e donna in h7 e qui effettivamente il nero non può difendere entrambe le cose quindi dovrebbe giocare donna f4 e perdere la donna per salvarsi il matto per questo motivo quindi la donna è stata posta in b6 a questo punto da Kramnik il bianco ora gioca a torre h3 con l'idea ovviamente di portarsi sulla colonna g e se il nero gli lascia fare questa mossa con scacco praticamente eh, e poi il nero dovrà perdere questo cavallo perché sarà l'unico modo per, per evitare lo scacco matto per questo motivo eh, Kramnik gioca Re H8 togliendosi quindi il Re dalla colonna G e aprendo l'asta da pelle Tori che potranno contestare l'attacco della Torre su questa colonna G probabilmente qui avrebbe addirittura fatto meglio giocare al Fere G4 sempre con l'idea poi di porlo in F5 per riprodurre Quel tentativo di matto precedente, e eventualmente c'è ovviamente anche l'idea di porre il cavallo in F5, e quindi in questo caso per forza ne avrebbe dovuto impedire il controllo totale de della casa F5 da parte del bianco giocando al Fere C8. Qui seguiva un cambio da Alfieri, e alla fine questa torre veniva a riposizionarsi sulla colonna perfetta per attaccare il re avversario. Ora si sì, avrebbe potuto giocare torre H3 con l'idea di porsi in, G, in G3 e qui insomma, la partita sarebbe comunque sortita abbastanza equilibrata. Con questa giocata torre H3 a cui è stata risposta Re H8 come abbiamo detto. Qui viene giocata al Fer G4 riproponendo la solita idea del doppio attacco su questa casa. F5 che minaccia matto o in G7 o in H7. A questo punto il nero non, ha, non potrebbe più fare alfere F8 perché eh, C8 perché questa torre sarebbe in presa essendosi spostato il re. Ok, quindi deve risolvere in un altro modo il problema del matto, però stavolta lo può fare con torre G8 perché essendosi spostato il re può difendere la casa G7 con la torre. Ecco che qui Kasparov comincia a giocare la prima mossa straordinaria, cavallo E6. Mette in presa il proprio cavallo. L'idea è semplicemente quella di levare tutte le possibili difese dal punto F6. Infatti, questo cavallo se venisse preso farebbe seguire donna per F6, scacco torre G7 unica torre D7 a questo punto la situazione è piuttosto brutta perché abbiamo per il nero questa torre inchiodata questo cavallo è attaccato da, da due pezzi difeso solo da un pezzo inchiodato supponiamo che il nero voglia tentare di difendere il cavallo con torre 8 Quindi semplicemente il bianco continua a montare il proprio attacco prendendo la torre in g3 quindi minacciando una qualche tipo di scoperta con l'alfiere se il nero poi tenta di eh, rimuovere questa torre attaccante semplicemente il bianco può scoprire questo attacco che tra l'altro è una minaccia di matto con donna per g7 quindi il nero è costretto a difendere di torre con torre e g8 e a questo punto il matto segue molto a breve perché dopo questo cambio forzato bianco cattura il cavallo e ora sta nuovamente minacciando matto l'unica cosa che può fare il nero è ritardarlo ad esempio dando uno scacco ma comunque a questo punto il matto è imparabile quindi il cavallo in E6 non è, non è catturabile diciamo Cos'altro può fare? Supponiamo che il nero invece voglia catturare l'altro pezzo che il bianco ha in presa, cioè questo alfiere in G4. Lo può fare con torre per G4. A questo punto però segue, ne lasciate la possibilità a questo cavallo di muovere, un'altra mossa abbastanza interessante, cavallo G5. Infatti abbiamo questo pedone che è inchiodato perché sta coprendo la propria regina. Se si muove il bianco catturerà la donna nera. Eh, però che altro può fare il nero perché qui effettivamente il bianco sta minacciando matto e non ci sono modi sensati per difenderlo. Potrebbe, ad esempio, catturare il cavallo con la torre, però in tal caso il bianco ricatturerebbe di pedone e riminaccerebbe matto allo stesso modo, quindi l'unico modo sensato per eh, riparare l'armato e catturare il pedone quindi il nero perderebbe la donna quindi anche l'alfiere in g4 non è catturabile <coughs> e quindi cosa ha fatto Kramnik ha fatto la mossa più sensata che è quella che un po' rimuove tutte le minacce cioè torre g6 difatti questa mossa ridifende nuovamente il pedone f6 attacca donna bianca e quindi si, si toglie un monte di problemi che poteva avere per questo motivo probabilmente in precedenza invece di giocare cavallo e6 avrebbe casparov fatto meglio a giocare alfiere e6 in modo da minacciare la cattura almeno di questo pedone successivamente comunque <coughs> A questo punto è il turno di Kasparov che gioca donna F4, ovviamente dovrà togliere questa donna alla minaccia e la cosa più sensata è porla in F4 perché allo stesso tempo difende questa alfiere e inoltre minaccia la torre in B8. Qui Kramnek ha giocato torre 8 quindi rimuovendo la torre dalla casa minacciata, però <coughs> francamente è in una posizione non molto uh, utile perché comunque diciamo non sta attaccando direttamente niente questo cavallo è protetto comunque dal cavallo nero probabilmente avrebbe fatto meglio a giocare al fiere d5 in questo modo questa alfiere sta eh, dando la possibilità alla donna nera di proteggere la torre che è minacciata e inoltre blocca l'attacco della torre d1 che poteva giungere nella casa d6 ponendosi appunto su questa linea e inoltre <coughs> Sta minacciando di catturare anche il cavallo e 6 per questo motivo, in questa posizione, l'unica mossa sensata per Kasparov sarebbe stata quella di ritirare il cavallo quindi diminuendo fortemente il proprio attacco, e a questo punto il nero sarebbe stato veramente molto più sicuro. <coughs> Comunque, a seguito di torre 8, appunto, Kasparov prende l'opportunità di giocare torre di 6 che minaccia la donna quindi, ancora una volta. Kramnik non può catturare il cavallo perché perderebbe la donna. a qui però l'opportunità di giocare cavallo D5. Okay? Avendo giocato la torre N8, scopre attacco della torre sul cavallo. Inoltre questo cavallo attacca la donna. E... Francamente qui la posizione del bianco a una prima vista sembra veramente disastrosa. A questo punto infatti non può neanche pensare di catturare la donna in B6 perché seguirebbe cavallo per f4 quindi ricatturando la donna bianca inoltre questo cavallo sta minacciando la torre in h3 e ad ogni modo anche se viene catturato non si può rifare su questa alfiere in g4 e dopo che eh, la torre cattura anche l'alfiere in b7 segue torre per f4 e come vedete il materiale è pari c'è un pedone di vantaggio da parte del nero, però il nero sta attaccando questo pedone che sarà fondamentale per evitare una facile promozione del pedone del nero. Quindi, francamente, qui il bianco è probabilmente messo eh, un po' peggio del nero. Quindi, <coughs> la donna in B6 non può essere catturata, però, che altro fare? È eh, un bel problema perché un po' tutti i pezzi. Del bianco sono in pericolo. Qui Kasparov trova la mossa migliore, che è una mossa abbastanza impensabile in questa posizione, con tutti questi pezzi messi in pericolo. E la mossa è H5. L'idea di questa mossa. La mossa H5 è appunto quella di disinteressarsi completamente degli attacchi che il nero sta dando ai pezzi del bianco. In primo, questo di cavallo cattura F4, in secondo pedone per e6, ma di concentrarsi completamente sul pedone h5 che se lasciato libero di agire e francamente il nero non ha tempo di fermarlo, potrà diventare veramente un personaggio molto molto pericoloso per il nero. Qui Kramnik gioca la migliore cavallo per f4, ovviamente toglie di mezzo il pezzo più importante del bianco, inoltre rimuove la protezione da questa torre. Quindi a questo punto il bianco ha torre in presa cavallo in presa e alfiere in presa. Cosa fa? Purtroppo qui probabilmente Kramnik si aspettava che il bianco si rifacesse immediatamente sulla donna con torre per b6, a cui però sarebbe seguita torre per g4, cavallo per f4, torre per f4 <coughs> e torre per b7, un po' come abbiamo visto prima, soltanto ora il nero ha una mossa in più e può giocare immediatamente torre per f2. Qui ovviamente il vantaggio del nero è palpabile. Ha praticamente quasi due pedoni in più e questo pedone sicuramente avrà vita facile perché non è passato e non avrà grandi ostacoli per giungere a donna. Ok, quindi effettivamente qui viene catturata la donna e il bianco può quindi proseguire con il proprio obiettivo di far diventare questo pedone un pezzo molto importante. Non scordiamoci inoltre che con quest'ultima mossa il bianco ha riguadagnato una torre e quindi è in svantaggio soltanto di circa una torre di materiale. Inoltre qui Kramnik deve stare attento perché è ancora la donna è in Quindi se in qualche modo tenta di fermare il pedone G6 o col cavallo o con il pedone riperderebbe una donna e quindi tornerebbe in svantaggio materiale. Quindi, qui Kramnik ha una specie di mossa forzata che è quella di dover catturare la torre con la donna, donna per D6. In questo modo, Kramnik rimane sempre con una donna di vantaggio. E qui Kasparov gioca torre per H7 scacco. Come prima cosa, questa mossa rimuove. La torre dalla casa attaccata dal cavallo, inoltre, da scacco quindi guadagna un tempo e forza il ren nero a muoversi in G8. Da questa posizione, può seguire G per F7. E ormai la trasformazione di questo pedone è completata, è diventato veramente impossibile da fermare. Questo è uno scacco e quindi deve, il ren nero deve muovere perché il pedone non può essere catturato e ovviamente lo dovrà fare catturando la torre in h7 quindi se facciamo un piccolo calcolo qui il nero è incredibilmente in vantaggio di una donna e di una torre però questo vantaggio durerà veramente poco perché finalmente questo pedone è riuscito a raggiungere il proprio scopo e può fare il pedone per e8 e trasformarsi in donna quindi in una mossa sola il bianco riguadagna una donna e fa perdere una torre all'avversario riportando praticamente il materiale in parità e per quanto riguarda la posizione invece il bianco è notevolmente in vantaggio perché il re nero è vicino a tutti gli attacchi dei pezzi bianchi e potrebbe capitolare molto in fretta se il nero non sta attento. Difatti qui se Kramnik prova ad andare all'attacco ad esempio con ehm, cavallo di 3 scacco specialmente il re bianco si porta in b1 al sicuro e a questo punto questo cavallo sarà veramente una spina nel fianco per il nero perché controlla queste due case vitali qui il nero dovrebbe forzatamente tornare indietro e cercare di difendere perché ora segue Alfiere f5 e scacco dopo l'unica che eh, fa continuare la partita a cavallo g6 donna per g6 re h8 e matto quindi la prima priorità del nero a questo punto è quella di far fuori questo cavallo che è il pezzo più pericoloso, appunto. Che c'è il bianco in questo momento, e gioca cavallo per E6. A questo punto, Kasparov poteva avere una scelta: o ricatturare immediatamente il cavallo, ma così facendo farebbe diminuire in parte il proprio attacco. Può bensì guadagnare altro materiale oltre a recuperare il cavallo, e lo può fare con alfere F5 e scacco. In questo modo, il Re Nero entra in una brutta serie di scacchi. Perché vediamo un po', supponiamo che vabbè qui c'è poco da fare. Ehm, se va in H6 prende matto immediatamente, quindi dovrà andare presumibilmente in G7 a cui segue donna G6 scacco. Al solito, se va in, in H8 prende matto, quindi dovrà per forza andare in F8, e qui il bianco guadagna un pedone. Donna per f6 scacco al solito. Se il re va in g8, segue alfere per e6 scacco. E dopo re h7 forzata. Alfiere f5 scacco. E il bianco guadagna la donna, quindi non può andare in g8. Il re dovrà quindi andare in e8. E a questo punto segue alfere per e6 che riguadagna il pezzo per il bianco riportandosi in parità al materiale in realtà ha un pedone in più ora il bianco e minaccia anche delle serie di eh, ripercussioni ad esempio donna F6 con anche questa casa controllata potrebbe essere letale a seconda di che mossa fa il nero a questo punto il nero ha ormai partita persa anche perché a prescindere da tutto il resto questo pedone potrebbe facilmente avanzare e trasformarsi in donna ad ogni modo, qui fa una mossa errata che permette a Kasparov di vincere immediatamente. La mossa in questione è donna F8, avrebbe magari dovuto giocare al Fera 8 o qualcosa del genere. però a questo punto il bianco avrebbe potuto semplicemente spingere prima o poi avrebbe vinto lo stesso. Comunque, dopo donna F8, Kasparov semplicemente gioca al D7 che forza il Re Nero, allontanarsi dalla difesa della donna, perché questo è scacco. L'unica mossa legale è il re per D7. Il re viene attratto lontano dalla propria donna e eh, Kasparov la può catturare, quindi finendo un vantaggio materiale notevole e avendo una partita facilmente vinta. Difatti, dopo Alferi D7, Kramnik ha abbandonato.